Attraverso questa strumentazione noi abbiamo la possibilità di esaminare la retina, in particolare la regione maculare e perimaculare, partendo da esami più semplici e non invasivi, come l'esame del fondo dell'occhio attraverso luci particolari che sfruttano l'autofluorescenza delle strutture della retina, l'OCT, che è la metodica che viene più spesso utilizzata al giorno d'oggi, perché non invasiva e molto esaustiva nella visualizzazione della struttura della retina e delle sue eventuali patologie. Esami più complessi e complementari sono l'angiografia, sia con fluorescina che con verde d'indocianina, che prevedono l'introduzione in vena di un colorante e che vengono utilizzate per avere una ulteriore precisazione della patologia che stiamo esaminando e anche una migliore visualizzazione della periferia della retina.